40 anni di Lega, insomma, ovviamente innanzitutto tanta emozione, ricordo di mille battaglie, della Lega delle origini, della storia della Lega, quindi da Umberto Bossi che l'ha fondata, a Roberto Maroni che in un momento difficile l'ha salvata, a Matteo Salvini che l'ha rilanciata fino ad arrivare a dei, insomma, delle percentuali che nessuno poteva immaginare. E quindi soprattutto è tradizione, origine, storia, il fatto stesso di voler difendere il territorio, le peculiarità del territorio, quindi culturali, economiche, e quindi insomma vuol dire insomma tante cose. Insomma, oggi come oggi può essere, può diventare anche un contributo costruttivo a quella che è un po' insomma una discussione che c'è, come ci deve essere in tutti i partiti dove c'è democrazia, tra quella che magari è l'anima un po' più storica della Lega e quello che invece è il nuovo corso. Però l'importante è tutti uniti, adesso ci saranno le elezioni europee, l'obiettivo è quello di fare bene, perché se facciamo bene avremo anche più possibilità di portare a casa uno dei nostri cavalli di battaglia fondamentali, importanti, che si chiama autonomia. Quello che dobbiamo fare noi è andare avanti, credere, stare uniti, ecco, questo è il messaggio vero che ho cercato di lanciare anche oggi qui, insomma, Speroni, il suo libro, la sua storia, insomma, Lega significa tenere insieme, significa unire, e questo è quello che noi dobbiamo assolutamente fare.